Lei passa qui tutte le sue mattine? Sì, tutte le mattine. Eppure non è fisicamente accanto a sua figlia? Ma come se non fossi, perché la devo aiutare. Ma non è dentro con lei, come l'aiuta? Ce l'ho qui. Sua figlia Claudia era una ragazzina come tutte le altre? Sì. È nata normale, è cresciuta fino all'età di 5 anni, diciamo. A 5 anni ha cominciato ad avere qualche piccolo squilibrio, qualche caduta ogni tanto, ma nulla di... Vi rassicuravano? Ma la crescita andrà via. Invece all'improvviso, la notte degli esami di terza media, Claudia smette di respirare. Quella notte è stato il peggio, perché non respirava più. Vi è riuscito a chiamare? Sì, è riuscita, ha lanciato un urlo là, per fortuna. Praticamente non c'ha forza nelle braccia, non riesce a scrivere, a prendere appunti, però ci sono dei piccoli segnali di ripresa, la vedo abbastanza forte. Però poi lì si tira su perché mi vede a fianco e basta. Sicuramente ci sono centinaia di migliaia che hanno lo stesso mio problema. Che non si sa che problema sia. Esatto. Io mi auguro che qualcuno, qualche ricercatore, qualche dottore si impegni, o magari gli è capitato un caso simile, che riesca a darmi una mano a risolvere il problema.